Siamo con Jacopo Zoboli, ciao Jacopo. Ciao. Allora, parlando del tuo racconto, innanzitutto ti volevo fare una domanda. Perché il tema della nonna? Perché i miei genitori hanno sempre lavorato molto durante la mia infanzia, allora ho deciso di dedicarlo a lei che mi ha praticamente cresciuto fino all'età di 10 anni. E quindi per te la figura della nonna è stata una figura centrale fondamentalmente. Credi sia una cosa comune un po' a tutti gli adolescenti oppure no? Credo di sì, a parte quelli che purtroppo hanno i nonni distanti, ad esempio in altri paesi oppure in altre regioni, ma anche chi i propri nonni non li ha mai conosciuti o chi non li ha più. Quindi tu hai avuto la nonna molto vicina Sì, a te sì, sì. come case e raccontami un po' come si è sviluppato il rapporto, è sempre stato positivo nella Sì, crescita, anche nella crescita. sì. Sì, mia nonna ha trattato allo stesso modo sia me che mia sorella, ma anche i cugini. Ed è sempre stata molto apprensiva, molto disponibile anche quando magari non riusciva e quindi mi ha aiutato molto anche quando non c'erano i miei genitori, appunto. Esatto, perché lavoravano. Sì. Quindi è una figura di riferimento un po' per tutta la famiglia, è Sì, stata di sì. fatto. E, senti, perché hai partecipato a questo concorso? Come ti sei venuto a conoscenza e se sei rimasto subito convinto di proseguire oppure no? Sono arrivato a conoscenza grazie a una mia amica e all'inizio ero un po' titubante l'idea perché ho detto no, magari non so scrivere bene come altra gente, non lo faccio neanche. Poi ho deciso invece di mettermi in gioco. È stata una cosa che ho ringraziato molto perché non l'avevo mai fatto in vita mia. E poi ho avuto un buon risultato, quindi penso di rifarlo in Ma ti futuro. piace scrivere? Ti piace leggere? Più scrivere che leggere? Più scrivere che leggere perché non sono mai stato un gran lettore, però sto migliorando. Invece scrivere ho sempre scritto fin da quando ero bambino. Scrivevo dei racconti, ma anche testi di canzoni, e poi ho provato anche a scrivere poesia, ma ho scoperto che non è la mia strada. Ma tuttora scrivi canzoni oppure No, non più. non più? Però hai un gruppo preferito di riferimento? No, più che altro una cantante, Chi è? Adele, che mi piacciono in particolare modo i suoi testi, le sue canzoni. Tra l'altro Adele con la sua immagine manda comunque un messaggio di un certo tipo, nel senso che Sì. non è la cantante stereotipata, magra, come può No, essere, no, appunto. un'Ariana Grande piuttosto che una Katy Perry. E ti ha sorpreso più la voce o più l'aspetto della cantante che ce l'ha fatta pur non avendo chissà quali qualità standard estetiche? Esatto, mi è piaciuto più l'aspetto che non abbia seguito i canoni di bellezza perché anch'io so cosa si passa e in passato ero obeso, quindi posso capire come ci si senta a essere rifiutati dalla società che pretende la magrezza e. Sì, no, finisci pure il No, no, discorso. è. Quindi la magrezza Sì. è un canone di bellezza che fondamentalmente non ha È quasi senso, è irraggiungibile, quasi esatto. irraggiungibile, esatto. Senti, questo tuo percorso che ti ha portato poi a perdere peso, no, progressivamente, è stato un percorso difficile da un punto di vista mentale, dal punto di vista di metterlo in pratica, non so, ci vedo delle difficoltà, se ci potevi spiegare un po' meglio. È stato più difficile accettarlo perché all'inizio sono dimagrito a causa dei miei stati d'animo perché ero sempre triste a causa delle persone che mi deridevano e lì ho deciso di cambiare appunto, però non ne ho risentito di più il mio corpo e della mia mente. Decisamente. Senti, ma la derisione è un tema che richiama fondamentalmente quello più grosso che racchiude il bullismo, no? Ci sai spiegare un pochino, secondo te, quanti ragazzi, anche se magari non lo dicono, non lo fanno presente, subiscono episodi di questo genere? Secondo te sono tanti oppure no? E scusami, finisco, in che modalità? Più su internet, più dal vivo? Che cosa si sta diffondendo? Devo dire che quando io ero bullizzato era più il bullismo in prima persona, invece adesso si sta diffondendo di più il cyberbullismo e questa è una cosa che mi preoccupa abbastanza perché mentre quando venivi bullizzato appunto da un bullo che ti metteva al muro, ti picchiava, riuscivi ad accettarlo, invece quando ti bullizza una persona che non conosci, che non sai chi è, come si chiama, dove abita, ti spaventa un po' di più la cosa. Ecco, allora io ti voglio aiutare in questa cosa. Noi guardiamo di fronte all'obiettivo e mandiamo un messaggio a chi è bullizzato, no? E vuole in qualche modo svincolarsi da questa situazione. Che cosa gli possiamo dire?
Non nasconderlo perché non ne vale davvero la pena, si sta male e si fa stare male anche la gente intorno a te. Invece se ne parli e lo denunci puoi migliorare davvero le cose. In questo caso, grazie Jacopo, le figure di riferimento quali sarebbero? E innanzitutto gli adulti vengono spesso detti vecchi, però non si ha davvero la coscienza che siano persone che possono davvero aiutare la vita. Quindi teniamo come riferimento chi ha qualche anno in più di noi a livello di esperienza. Secondo te è meglio professori o meglio gente esterna al mondo della scuola? I professori possono aiutare, però penso che sia meglio gente esterna al mondo della scuola perché almeno io ho avuto meno difficoltà a parlare con gente che non conosco davvero bene e parlare dei miei problemi con Con non persone estranei, esterne esatto, comunque esterni. al mondo scolastico, che però abbiamo con noi una sorta di legame in qualche Sì, modo. esatto. Ok, senti, ultimissima domanda, parliamo di prospettive più così divertenti e anche positive. Il tuo futuro, come te lo vedi? A livello lavorativo, per esempio, qual è il tuo lavoro preferito? Cosa vorresti fare? Io mi sono appassionato alla psicologia e infatti non appena finisco il liceo linguistico mi piacerebbe frequentare l'università di psicologia. Però innanzitutto non mi vedo in Italia in un futuro. Non dico di trasferirmi per la vita, però per una parte della mia vita sì. Ecco, infatti ti volevo chiedere, proprio chiudendo tutto il discorso, a livello di lingue, hai fatto il linguistico, ti è servita, ti sta servendo come esperienza? Molto. Sì, e quindi a quel punto dove, in che regione ti vedi, in che nazione ti vedi? E mi vedo molto in Spagna perché è uno stato molto vicino a me, infatti passo molte estati in Spagna e vedo che gli spagnoli sono più simili agli italiani di altre nazionalità. Ok. Quindi ci rivedremo in Spagna magari fra qualche anno, ci aggiornerai sulle tue esperienze. Grazie mille, ci vediamo alla prossima. Grazie.